via subito alla fine del rettilineo, anche se poi il rettilineo non è il tratto, è l'allungo principale, staccata dalla Sandevoix da affrontare in seconda marcia, lanciare proprio la macchina dentro con rapidità per cercare di uscire il più velocemente possibile, salita del Casino, si arriva in sesto, in settima, si scala inizialmente in quarta, poi in terza per la vera virata del Casino a destra, giù per la curva del Mirabeau da affrontare in seconda marcia, si tocca appena l'acceleratore e poi dentro di prima per la curva più lenta del circuito, quella del Loeb's, una volta oggi chiamata Grand Hotel, lieve allungo, seconda marcia, curva del Portier e ci si infila dentro il tunnel, appunto la curva del tunnel da percorrere in pieno, punto più veloce dove si tocca la velocità massima, frenata in discesa per la variante, anch'essa da affrontare in prima marcia, seconda, terza, quarta, di quarta si fa la curva del tabaccaio e poi ci si inserisce accarezzando l'acceleratore nella prima della piscina. Qui il circuito è stato modificato in questa parte che abbiamo appena visto, staccata, quindi da rivedere anche per la curva della Rascasse che un tempo si effettuava in prima marcia e quest'anno dovrebbe essere leggermente più aperta. Comunque penso che i rapporti saranno